Ciao ragazze, in questo video volevo sapere tutto quello che ho acquistato da Venki a Roma. Questa è la bustina, l'ho messo tutto qua dentro. Vi lascio giù nell'info box come sempre tutti i prezzi, con il nome del prodotto come sempre. Preparatevi perché ci sarà una carrellata di video di tutto quello che ho acquistato a Roma. Purtroppo non ho fatto dei video vlog perché diciamo volevo divertirmi. E non ho avuto tempo, considerate che io sono stata solo 5 giorni, di cui un giorno sono partita, un giorno sono tornata, quindi non ho avuto tempo, diciamo questo, però ho fatto molto shopping in compenso. Allora, uno dei prodotti che ho acquistato è stato questo è il Venki Chocolate Light, praticamente è spalmabile tipo la Nutella, solo che questo è senza zuccheri aggiunti, c'è scritto che è fatto con olio d'oliva. E niente, dentro ci sono, volevo sapere quanti grammi, 320 grammi. E questo secondo me è buonissimo da spalmare, sicuramente non lo mangerò adesso perché c'è molto caldo, ma lo aprirò intorno a fine settembre. Lo lascerò in cucina finché non arriva settembre. E niente, questo è fatto così, costa leggermente in più questo rispetto a quello normale, proprio perché senza zuccheri aggiunti. Quelli normali che ho acquistato, ne ho acquistato due, sono questi. Questo è quello normale, quello con nocciole dentro, quindi proprio come una Nutella. È buonissimo perché l'ho già acquistato un'altra volta a Firenze, se non sbaglio. È buonissimo, quindi l'ho voluto acquistare. Qui dentro ci sono 150 ml, no, grammi di prodotto. Questo praticamente è fatto con le nocciole del Piemonte e con olio extravergine di oliva. Anche questo non lo proverò adesso perché c'è molto caldo e io tendo a non mangiare cioccolato che non sia gelato durante l'estate, però l'ho voluto acquistare perché mi piace tantissimo. Poi ho voluto acquistare una barretta di cioccolato e questo è il cioccolato al latte. Non ho acquistato cioccolato fondente perché a me non piace. Ho acquistato questa barretta. Questa praticamente è una barretta normalissima. La metterò in frigo perché ho paura che al contrario della crema spalmabile, che comunque all'interno del barattolo non si scioglie, però questo ho paura che si sciolga e quindi l'ho voluta, niente, tenere, lo terrò in frigo. L'ho tolta e adesso la rimetterò in frigo. E niente, dentro ci sono 100 grammi, costa intorno ai 5 euro. Questa non l'ho mai provata, quindi l'ho voluta provare come quella, la cioccolata senza zuccheri aggiunti, mentre la cioccolata che vi ho mostrato prima l'avevo già provata. E nulla, l'ho voluto acquistare, sicuramente sarà buonissimo. Fatemi sapere se nella vostra città c'è Venki, da me non c'è, però ci sono dei rivenditori che lo vendono. Però mi sono lasciata andare, diciamo, durante queste ferie. Poi ho acquistato un altro di quelli che vi ho mostrato prima. Poi ho acquistato, sia per casa che per fare un pensierino, questo, che è un sigaro, cioè cioccolato a forma di sigaro. Praticamente ha dentro anche l'arancia, ce n'erano anche di altri gusti, però questo secondo me l'arancia insieme al cioccolato è buonissimo e quindi l'ho voluto acquistare sia per casa mia sia per un regalino che ho fatto. E niente, ci sono 100 grammi di prodotto, questo l'ho messo subito in frigo perché questo si squaglia. È un bellissimo regalino secondo me, da fare come pensierino perché è particolare, che non la solita crema spalmabile che si acquista di solito per fare un regalo. Poi ho acquistato per me questa barretta di cioccolato bianco, mi piace tantissimo il cioccolato bianco, però tendo a non mangiarne troppo perché lo trovo molto più dolce del cioccolato normale e quindi lo assaggio ma diciamo, non lo mangio tutto. Infatti questo, al contrario del latte con 100 grammi, sono 45 grammi. C'era anche di quello grande, però il cioccolato bianco non l'ho voluto acquistare. Anche di questi ci sono anche quelli piccoli, quello fondente, quello normale che vi ho mostrato prima. Però ho voluto acquistare grande, quello normale, al latte, questo piccolino. E niente, praticamente questo è tutto quello che ho acquistato di cioccolato. E poi ho voluto provare questo. Io non ho mai assaggiato il liquore al cioccolato, quindi l'ho voluto provare. Si chiama Cuba Rum Chocolate Cream, praticamente è rum con crema di cioccolato. E dentro ci sono 20 centilitri e al 700, cioè 17% di alcol. E nulla, questo praticamente l'ho voluto provare proprio perché non l'ho mai bevuto. È un po' costoso perché costa 13 euro la bottiglia, però
Però mi piaceva tantissimo la bottiglietta, lo volevo provare, sicuramente dopo che l'ho provato lo terrò nella postazione, in camera, da qualche parte, perché mi piace tantissimo la bottiglietta. E niente, è in vetro questo comunque. E niente, questo è tutto quello che ho acquistato da Venchi. Ho fatto anche altri acquisti, sicuramente vi lascio giù nell'info box tutti i link di tutti gli altri acquisti che ho fatto, sia di abbigliamento che di make-up, sia per la casa, ho acquistato tantissime cose. Sono stata anche al Disney Store. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e a presto, ciao!